Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qua Megozzo e ben ritrovati sul mio canale in questo nuovissimo video, perché alcuni di voi mi hanno chiesto di portare un gioco nuovo sul canale, dato che penso che ormai lo conoscete tutti, è lo stesso gioco che sta spopolando in questo ultimo periodo, fatto sempre dalla Supercell. Alcuni mi hanno anche scritto in direct, tanto che non so se faccio qualche, cioè ero insicuro se faccio qualche video o no. Comunque, visto che c'è una bella situazione nell'account, ci sono un bel po' di coppe, c'è una bella skin leggendaria, insomma c'è una bella situazione, ho pensato di farvelo vedere. Quindi questo è il mio primo video, spero di farne il secondo, il terzo, il quarto, se vi piacerà tanto, di Brawl Stars. Quindi non è clickbait, ora andremo a vedere veramente l'account che ho sul telefono, che non è comprato, è mio, quindi senza che iniziate a pensare a male. E magari mi dite anche cosa ne pensate nei commenti. Quindi invito ovviamente a mettere un bellissimo pollicione in su, iscrivervi al canale ovviamente per non perdere tutti i prossimi video, e a commentare se vi piace l'account e comunque se vi piace la leggendaria che abbiamo. Quindi ora partiamo a bomba e andiamo subito a vedere. Vedete, abbiamo appena aperto Brawl Stars, c'ho le bellissime cuffiette così sento anche l'audio meglio. E allora, la prima cosa che ci salta all'occhio, per chi non conosce Brawl Stars, che è dei miei iscritti che mi seguono sul canale, scaricatelo perché è un gioco abbastanza figo. Perché se vi piaceva Clash Royale, vi piacerà anche questo gioco qua. Allora, la prima cosa che dobbiamo vedere, che vi faccio vedere subito, sono i brawler. E la prima cosa che vi salta all'occhio sicuramente è la leggendaria, che secondo me è anche una esteticamente molto figa. Infatti questa skin si chiama Leon, che sarebbe un ragazzo con un cappuccio e un chupa chups in bocca. Comunque, andiamo a vedere i brawler. Abbiamo tutti questi qui che sono quasi semi maxati. Vi faccio vedere solo quelli che ho a livello massimo, che sarebbero il Dynamike, il, vabbè, il Pocho è uno che c'ho a livello 8, il Bombardino anche a livello 8, però secondo me quelli più fighi sono appunto Leon, il Pocho e il Dynamite, che mi piace un sacco. Comunque una delle skin che mi piace di più, che avevo visto anche nella pubblicità del video, era il Mortis, che ce l'ho a livello 5, però tutto sommato ci sta. E come vedete, i blu da sbloccare sono due, quelli che mi mancano, che sarebbero leggendari, un po' come Clash Royale, quindi il funzionamento pressoché è quello lì. Comunque fatemi sapere voi se vi piacciono, ne ho 20 su 22, quindi ne mancano solamente due. Fatemi sapere se vi piacciono e soprattutto se avete il gioco scaricatevelo, se non ce l'avete scaricato insomma giocateci perché è abbastanza figo. Ok, allora, visto il brawler, ora ho due bauli da aprire insieme a voi, magari ci troviamo a leggendare insieme, non lo so. E poi faccio vedere anche un'altra cosa. Allora, apriamo questo baule qua, che esce, oddio, monete, punti energia, va bene, questi ce li abbiamo, tara e bonus biglietti degli eventi, vabbè, niente di che, in poche parole. Ok, visto che c'ho, ecco, questa è l'altra cosa che volevo far vedere insieme a voi. Come vedete, forse sono uno dei pochi in Italia, forse non vi siete accorti, ma sono uno dei pochi in Italia forse ad avere un numero di coppe così alto, perché questo account è un account abbastanza forte. Infatti già che ci sono 20 brawler su 22 la dice lunga. Infatti ci abbiamo appunto un mega cassone da aprire proprio per festeggiare le 8000 coppe insieme. Quindi ora ci andiamo ad aprire e vediamo che troviamo. Attenzione, monete, punti energia per il barrel, Nita, Bombardino, Stecca, Brock più 51 e bonus eventi e gemme per 5. Beh dai, potrebbe andare peggio, però volevo trovare un'altra leggendaria, però vabbè, ci abbiamo provato. E ora abbiamo un nuovo obiettivo, vabbè, quindi diciamo che abbiamo aperto due casse, fatto vedere qualche roba così. Ora, per chi non conosce il gioco Brawl Stars, ora ci facciamo una partita, mi dite se vi piace, se ancora non lo conoscete. Prima di partire con la partita ragazzi, vi voglio far vedere le mie statistiche, perché questo account lo condivido con mio fratello, a cui ogni tanto ci gioco io, ogni tanto ci gioca lui, perché comunque il gioco fa scalare come tanti. Record di trofei 8000, vittorie 1480 in 3v3, vittorie in singolo 222, vittorie in due 433, e qui arriva il record in robo assalto 13 minuti e 14 secondi e miglior tempo da Mega Brawler 1 minuto e 43. Quindi secondo me sono dei tempi abbastanza corti, perché ho visto già il più forte al mondo e ha dei tempi abbastanza lunghi, quindi come statistiche direi che ci siamo. Poi vabbè, ovviamente per chi conosce Brawl Stars sa già più o meno il menu, le barre dei menu,
tutto quanto. Per chi non lo conosce, vi ho fatto vedere soltanto che c'è un numero di copie abbastanza alto. C'è già una leggendaria, ne mancano due, i brother ce li ho tutti quasi 20 su 22 e adesso non ci rimane altro che fare una partita. E se conoscete il gioco, ragazzi, invito a dirmi nei commenti se finora vi sta piacendo il video, quindi detto, mi raccomando, bellissimo, mi piace a bomba e sghere, e dirmi magari se avete sai che sciocco, perché lo possiamo fare, lo faccio e lo faremo e non abbiamo paura di farlo, quindi questo ce lo direte voi. Che ci sono delle skin che si possono avere solo nel 2018, quindi che ormai è già passato, un po' come Fortnite, che ci sono delle skin particolari, tipo sapete la Renegade, Ghoul Trooper, che è Skull Trooper, che non escono più, vabbè, Skull Trooper è uscito, però tipo ci sono Anita, ci sono questa skin che è spettacolare, che non si può più avere, e io tipo ce l'abbiamo perché l'abbiamo shoppata. In più il Dynamite, che assomiglia tanto a un vecchietto, gli hanno fatto la skin del Babbo dai Natale, infatti è abbastanza figo e lancia tipo penso caramelle di zucchero, queste cose qua. Sono disponibili nel 2018, quindi come vedete l'account, ragazzi, diventa sempre più raro, sempre più figo, con skin esclusive che vabbè penso che solo chi gioca adesso ha, perché il gioco comunque mo è uscito, però io ce l'abbiamo da 2 anni grazie all'account canadese. Ed infine, ragazzi, la skin del Penny, che ce n'è un'altra che è quella dell'elfo, infatti si chiama Elfa Penny ed è anche lei una tiratrice, e vediamo un po' come va. Ok, c'è già un problema di connessione, sto per bestemmiare, aspettate prima che bestemmio. Prima che bestemmio, ho un problema di connessione che è saltato. Ok, allora adesso ci siamo e diamo una lezione a questi ragazzi, forza. Vabbè, sì, però mi state pushando tutti, porca miseria. Ok, mi è saltata la connessione, tanto per cambiare, ho perso una roba come 10-20 copie, non me ne sono manco accorto. Facciamo una partita, così faccio vedere un po' anche come funziona il gioco. Però se sapete già come funziona il gioco, godetevi la partita e soprattutto godetevi la leggendaria, perché comunque tre leggendarie, cioè non è da tutti, quindi. Ok, già sparato a caso. Ok, andiamo all'azione, signori. Allora, questa modalità, ragazzi, ve la commento intanto, consiste nel trovare le gemme e consiste nel tenere i nemici nello spawn. Soltanto che in questo momento sono un po' indietro. Comunque l'importante è prendere le gemme e cercare di tenerli fuori. Questo brawler, ragazzi, è forte in questa modalità, e ogni brawler è forte nella sua modalità. Sì, è andato. Non so se è andato, penso sia andato. Ecco, mi sto per curare. Grazie. Ok, è andato anche lui. La barra arancione che si ricarica sono le munizioni, mentre la barra verde ovviamente a intuito è quella della vita. Vai, vai, facciamoli andare via tutti questi. Oh merda, no, sto per crepare. Ando vai, che sto io qua. Usiamo la super mossa. La super mossa, ragazzi, è una mossa che hanno tutti i brawler e ti rende invisibile. Ovviamente questo brawler ha una super mossa da usare in modo tattico, perché se è invisibile ovviamente gli andate da dietro. Ok, continuiamo a raccogliere gemme. Oddio, questo è impossibile. No, l'avevo quasi ucciso, è rimasto con 6 di vita. Vabbè, questo, ragazzi, in questo caso abbiamo subito una sconfitta, però ora ne facciamo un'altra e vinciamo. Usato già un bel po' questo, e usiamo il pocio, che è uno dei miei preferiti. Che bello. Seleziona. Ok, ora ci facciamo un altro game con questo brawler e cerchiamo di spaccare, che è lo stesso che compare nella schermata qui. Ok, signori, dai, siamo tutti carichi. Cioè, sono rimasti tutti con metà vita. E chi è che muore? Muoio solo io. La super mossa di questo, tipo, mette delle note musicali che ti fanno ti sparano, te spara chissà dove. Vai. Sì, l'abbiamo hittato. Dai, dai, ce l'abbiamo. Vabbè, comunque in questo gioco, ragazzi, ci tenevo a dire che lo scopo non è killare, ma quantomeno cercare di difendere la propria base e cercare di raccogliere le gemme. Quindi lo scopo in questo caso è questo. Le gemme escono dal buco che vedete qua in mezzo, quindi penso sia abbastanza chiara come cosa. Sì, è andato pure il secondo, grande. In questo caso, ragazzi, stiamo spaccando, siamo 9-1. Vai così, vai, mi sacrifico io se invece devo sacrificare. È un'altra gemma. No, sono. Non ho munizioni. Sì, io l'ho buttato giù. Grande, 4-3. No, vabbè. Ero da solo, gli altri due erano dall'altra parte. Però, ragazzi, partita conclusa con una bella vittoria. Vittoria, abbiamo guadagnato più 5 coppe e loro in questo caso hanno perso. E che poi ovviamente potete giocare anche in squad, attenzione, perché io in questo caso l'ho fatto da solo, però potete giocare anche in squad con amici, quindi potete fare anche le amichevi, c'è tanta roba da poter fare, come la gemme. Perciò ho detto, ragazzi, se volete che è sciocco
Io vado qui nel negozio, shoppiamo. Quindi se questo video magari fa tot like e mi dite Omega shoppa, diciamo così, se fa 1500-2000 likes, insomma, se mi dite anche nei commenti Omega shoppa, che vogliamo vedere altri brawler e vogliamo che ti prendi tutte le tutti i brawler leggendari che mancano, che sarebbe il cactus, che è abbastanza figo anche quello, voi me lo dite ragazzi e lo facciamo. Record in roba assalto 13 minuti e 14 secondi e miglior tempo da mega brawler 1 minuto e 43, mentre se io vado a vedere le classifiche mondiali dei trofei, vedete, il più forte al mondo c'ha un record di 9 minuti e 29 secondi e 6 minuti a 16, mentre io c'ho rispettivamente 1 minuto scannato e mezzo. Quindi vedete, è anche alto il record che ho, e lui c'ha 16, quasi 17.000 coppe, per cui, però ha tutte le leggendarie, penso, sì, ha tutte le leggendarie. Comunque, io aspetto voi per sapere se volete shoppare, se dobbiamo shoppare insieme. Questi sono i brawler, spero vi possano piacere, soprattutto guardate anche, sono quasi tutti maxati, semi maxati al massimo. Per cui, se il video vi è piaciuto, io ovviamente vi invito a mettere un bellissimo mi piace, a commentare, ovviamente, perché non è finita qui, ragazzi, abbiamo tanto da fare ancora su questo giochino. Per cui da qui è il pocio con la chitarra. Io credo che per questo video sia tutto. Ovviamente iscrivetevi al canale e condividete il video con i vostri amici. E vi ricordo che in descrizione trovate le maglie ufficiali e potete seguirmi su Instagram per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video e su tutti gli outfit belli fighi che pubblico giornalmente, o quasi. E per questo video è tutto, qua è Omega Brawl Stars, mi raccomando scaricatelo, giocateci se già lo conoscete, tanto avete guadagnato così, e noi ci becchiamo al prossimo video. E sghere per tutti e bella!